inaugurazione delle quattro meridiane del concorso di Aiello 2015. La prima meridiana proprio l'abbiamo qua, è dentro il cortile delle meridiane del Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale, di proprietà dell'avvocato Michele Formentini. A riguardo, a nome della Proloco, dell'amministrazione comunale e del Circolo Culturale Navarca, che hanno organizzato questa manifestazione, io vorrei dire un grande grazie all'avvocato Formentini per la sua generosità, in particolare per metterci a disposizione questa struttura museale che per noi, possiamo dire, è determinante ed è essenziale per la buona riuscita del tutto. Quindi grazie tantissimo per essere anche molto vicino alla comunità di Aiello da molti molti anni, perché il museo compie ben oltre 20 anni, se non sbaglio 21 anni di vita, e in questo museo abbiamo oltre 20.000 pezzi di attrezzi di vario genere, dalla fine dell'Ottocento fino al termine della Prima Guerra Mondiale. Per quello è anche chiamato Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale. Allora, prima meridiana, è una meridiana molto particolare. Qui a fianco a me abbiamo la sua autrice Enya Visentin, che arriva da Arba in provincia appunto di Pordenone, e sentiamo la nostra speaker Carla cosa ci dice di lei. Enya Visentin da anni opera nel settore della decorazione e del restauro di pitture murali, realizzando trompe-l'œil con tecniche antiche e moderne, dipinti su muro, tela, legno e vetro, decorazioni e dorature su complementi d'arredo, riproduzioni di quadri d'autori, meridiane, affreschi. Riproduce con fedele precisione intarsi di legni e marmi policromi, utilizzando la tecnica fiamminga ad olio. Lo studio approfondito della gnomica, alla base della progettazione e dello sviluppo dei suoi orologi solari, le ha consentito anche di collaborare a diverse pubblicazioni di gnomonica e di partecipare in veste di relatrice a svariati seminari. Enya Visentin ha partecipato a diverse esposizioni d'arte e fieristiche del settore, in Italia e all'estero. Elementi d'arredo da lei decorati sono stati esposti presso i saloni del mobile di Verona, Milano, Colonia e Parigi. È possibile ammirare una parte delle sue opere anche in Austria, Germania, Belgio, Francia e Stati Uniti. La Visentin è docente di tecniche di decorazione pittorica antiche e moderne nell'ambito di corsi di restauro artistico per pittori e decoratori presso diversi istituti professionali ed artigianali del Triveneto. È stata anche docente presso il Centro Europeo di Venezia per i mestieri della conservazione del patrimonio architettonico. Un applauso ad Enya Visentin, che presenta questo suo progetto Le ore medioevali. E intanto che la banda ci farà uno stacco musicale, guardate la piccola meridiana ad ore medievali vicino nella parte sinistra della canna fumaria degli uffici del museo. Prego. Cosiddette medioevali uniscono sul quadrante quelle antiche e quelle canoniche. Le ore antiche furono usate per oltre un millennio fino al declino dell'Impero Romano e corrispondono alla dodicesima parte dell'arco diurno con inizio all'alba. Soltanto alcune di queste sono evidenziate sul quadrante, ad indicare anche quelle canoniche volute da San Benedetto da Norcia nel 500. Per stabilire i momenti della preghiera durante l'arco diurno della giornata. Ora terza a metà mattina, ora sesta al mezzodì, Angelus, ora nona a metà pomeriggio. A queste si aggiungono l'ora dell'alba, ora prima Laudi e l'ora del tramonto, ora dodicesima Vespro.
Questo tipo di conta delle ore avevano una durata differente dall'estate all'inverno per la variabilità della giornata diurna durante l'anno solare. Solo l'estremità dell'ombra dell'asticella, gnomone, va ad indicare l'ora sul quadrante. Un grazie a nome del Circolo Culturale Navarca a Denia Visentin per l'impegno e la disponibilità dimostrata nella realizzazione dell'opera. Bene, un bel applauso all'autrice che riceve la targa da parte dell'avvocato Michele Formentini. Ecco il motto: la gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende. È scritto qui sulla meridiana. Allora abbiamo inaugurato la prima meridiana, allora vi chiedo di seguire la banda e ci spostiamo in via Rossini presso la residenza Sereni Orizzonte.